nulla di particolare, o meglio, non ci vorrebbe nulla di particolare per risolvere il problema dei rifiuti così come viene risolto in tutte le grandi città metropolitane, se ovviamente ci fosse stata un'attività di programmazione, di pianificazione che è fondamentale per poter dare risposte a problemi molto seri come quello di carattere ambientale. Io sono convinto che risolta e superata l'emergenza dei rifiuti, risolta e superata l'emergenza legata alla valorizzazione del territorio, messo in campo una strategia che consenta al nostro territorio di vivere delle sue ricchezze e quindi creando anche occupazione, dando un'alternativa alla criminalità che oggi finisce con il coinvolgere, non parlo della criminalità organizzata, io parlo anche della criminalità spicciola, quella che indubbiamente condiziona in maniera pesante la nostra vita e poi lo sviluppo delle nostre città, è anche frutto del degrado, della povertà, della mancanza di alternative. Io sono convinto che si possano disegnare per il futuro scenari diversi da quelli che viviamo oggi, tenendo conto che indubbiamente quello che oggi viviamo è figlio del passato, è sempre così. Il terremoto è stata un'occasione persa, guardate, in questa frase c'è tanta tristezza. Noi stiamo dicendo che il terremoto, e quindi un evento calamitoso, una tragedia che ha determinato migliaia e migliaia di morti, è stato alla fine un'occasione persa. Io sono convinto che insieme al terremoto, in maniera molto più banale, sia stata un'occasione persa anche quella dei mondiali del 90 per identificare occasioni che hanno dato alla città e alla regione Campania possibilità di spesa, possibilità di investimenti, possibilità di ricostruire, senza che queste possibilità siano state poi materialmente utilizzate in maniera positiva. Io parlo, faccio una valutazione che non riguarda la ricostruzione del dopo terremoto, perché indubbiamente il terremoto è un evento calamitoso che era inaspettato, certamente l'aspetto urbanistico della città non è stato modificato come poteva esserlo, chi si è succeduto nel corso dei lunghi anni che ci separano dal terremoto, sono 30 anni nelle responsabilità di sindaco, ha certamente lavorato male. Io non parlo ovviamente dell'esperienza di Maurizio Valenzi, perché lui è stato sindaco sostanzialmente nei primi due anni dopo il terremoto, poi nell'83 ci sono state le elezioni, si è aperta un'altra stagione politica, ma indubbiamente qualcuno ha lavorato male per la città, se la città si trova ancora in queste condizioni. E faccio un riferimento di carattere sportivo, calcistico, da tifoso. Io sono, tra le altre cose, un inguaribile tifoso del Napoli. Quando vado allo stadio, a San Paolo, mi vergogno di quello che negli anni 90 è stato realizzato con i nostri soldi per la ristrutturazione dello stadio. Avevo fatto prima un riferimento alle occasioni mancate. Per lo stadio San Paolo, per realizzare quella schifezza che non è mai entrata in funzione, con un sacco di opere che non hanno mai funzionato, con una tettoia che adesso deve essere smontata, sono stati spesi all'epoca 100 miliardi, ma nel 90, 100 miliardi di 20 anni fa, 100 miliardi di lire ovviamente, sono molto più di 50 milioni di euro. Oggi probabilmente sarebbe una cifra pari a 2-3 volte tanto, ma questo lo dico per evidenziare come indubbiamente il terremoto, così come i mondiali del 90, così certamente anche l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, che ha richiamato prima il presidente Giustino, rappresentano occasioni perse. E noi ci dobbiamo attrezzare perché Napoli non abbia più da rimpiangere occasioni perse. E il primo riferimento che rivolgo è al Forum Internazionale delle Culture. Noi abbiamo un evento internazionale prossimo che si deve svolgere nel 2013,
che può rappresentare un'occasione, certo, meno significativa, meno importante, forse arriveranno meno soldi di quanti non ne sono arrivati con il terremoto e con i mondiali del 90, sono anche cambiate le situazioni economico-finanziarie dell'Europa, oggi la finanza pubblica è molto più attenta, non si possono determinare le condizioni che poi hanno portato il Comune di Napoli ad avere il dissesto finanziario, pur avendo ricevuto masse di soldi notevoli negli anni 90. Bene, abbiamo un'occasione, il Forum Internazionale delle Culture, che non può essere solo un'occasione di carattere, tra virgolette, culturale, ma può e deve essere un'occasione per ridisegnare urbanisticamente il centro storico della città, il centro antico. Ne stiamo parlando con l'assessore Belfiore nell'ambito ovviamente delle rispettive competenze, delle rispettive responsabilità del Comune e della Regione Campania. Io penso che queste siano le cose dalle quali partire, le occasioni da non perdere, le opportunità che la città ha per dare un'impronta diversa al suo futuro prossimo. Noi abbiamo bisogno di parlare, quando ci riferiamo al futuro, non al futuro remoto, ma al futuro prossimo, perché dobbiamo dare risposte ai ragazzi di 18 anni, di 7 anni, quanti ne avete voi, che vogliono poter contare di vivere in una città migliore, complessivamente migliore. Bene, io sono convinto che le occasioni dei ricordi, la memoria che non deve essere cancellata, anche quella negativa, è una memoria che per essere utilizzata dalle persone di buona volontà deve puntare alla realizzazione e all'utilizzo di risorse per realizzare progetti che alla fine rimangano, che siano visibili, che diano una possibilità di cambiamento reale. Nell'ambito del cambiamento c'è la necessità di pensare in termini generali alla nostra regione. Guarda Enzo, io con il presidente Giustino ovviamente mi conosco da troppo tempo, così come con il professor De Lucia, io ero assessore e lo consigliere comunale, in opposti schieramenti politici, molto opposti, molto opposti. Io questa mattina ho fatto una riunione con l'amministrazione provinciale di Benevento, nei giorni scorsi l'ho fatta con le altre amministrazioni provinciali, per determinare nell'ambito dell'approvazione dei BTCP una valutazione sinergica con il piano di sviluppo regionale. Ed è un modo per tentare di far lavorare insieme tra di loro le amministrazioni provinciali e la Regione Campania per avere un'unica via di sviluppo, per evitare le accuse di napolicentrismo, per evitare la duplicazione di interventi. Quanti interventi sono stati duplicati con la 219?